Abbiamo voluto aprire il Festival della Soft Economy con un appuntamento dedicato al Piano Nazionale Complementare per l'Appennino Centrale colpito dai sismi del 2009 e del 2016. È una straordinaria occasione per associare alla ricostruzione in questo territorio che pur con ritardi e difficoltà è finalmente partita grazie al lavoro del commissario Legnini, di associare a questa, affiancare a questa ricostruzione anche un vero progetto di rigenerazione territoriale, economico e sociale che dia senso ed orizzonte appunto a questa ricostruzione. Si tratta di misure per lo sviluppo economico, per le filiere agricole, agroalimentari, forestali, per le imprese, per il commercio, il turismo, la cultura, le comunità energetiche, che sono importanti per fertilizzare questo territorio, per dare opportunità e per far sì che, come dice il programma, il titolo dell'appuntamento di oggi, ricostruire, rigenerare e neopopolare, perché il problema è che questi territori debbono tornare ad essere abitati. Parliamo di neopopolamento perché è proprio un progetto che non può basarsi solo sulla capacità delle comunità presenti, ma c'è bisogno che questo sia un progetto che sia in grado di attrarre e di suggestionare anche nuove energie, nuove famiglie, nuove realtà che decidono di venire a vivere in questo territorio non solo per opportunità economiche, ma perché sono territori che sono la frontiera avanzata delle sfide della nostra contemporaneità nel segno della sostenibilità a partire dalla crisi climatica. E quindi questi territori diventano territori che debbono richiamare le migliori energie. Questo è il senso della giornata di oggi e i temi che abbiamo discusso, che sono presenti nel PNC, nel Piano Nazionale Complementare, saranno affrontati anche nelle altre giornate, nei vari appuntamenti dedicati alla transizione energetica, all'economia circolare, piuttosto che alle comunità energetiche o al patrimonio, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale.